c'è l'impianto per questo risultato? C'è l'impianto per come abbiamo interpretato il primo tempo, siamo comunque venuti qua cercando di giocare la nostra partita, di fare gioco contro una squadra che credo sia la più tecnica del campionato, anche per buona parte del secondo tempo abbiamo retto, poi i due episodi su calci piazzati ci hanno. Non so se fosse fallo sulla punizione, però sicuramente il calcio d'angolo non era calcio d'angolo. Vi aspettavate di poter fare partita alla pari, almeno per 50 minuti con la Roma? O... Ci aspettiamo perché è il nostro modo di preparare la partita, comunque cerchiamo sempre di essere una squadra che sta corta, che lascia pochi spazi, specialmente una squadra dove ha dei giocatori che ripartono in maniera incredibile. Abbiamo provato, abbiamo sofferto, come è giusto soffrire appunto contro una grande squadra. L'Empoli da questa partita possa uscire con qualche rammarico, ma è stato. È stata del più forte la Roma? No, noi ci aspettavamo quello che abbiamo trovato, una squadra comunque ben disposta in campo, una squadra che sa ripartire bene, che ha qualità. Dopo credo che ci sia anche parte dei nostri meriti che non sono da sottovalutare. Senti, questo modo di aggredire portatore di palla, tenere difesa in centrocampo molto alto, potrebbe essere la formula per il proseguo del campionato da parte di Giampaolo Bosco? È la formula che c'è dall'inizio del campionato, quindi sarà la formula che proporremo fino alla fine. Veramente la differenza per poter tenere la difesa alta la fanno gli attaccanti centrocampisti che vanno a pressare il portatore di palla e danno credo una gran mano ai difensori a restare alto. Credo che oggi da loro sia stata fatta una partita di grande sacrificio, di grande pericolo, ci ha potuto permettere di disputare una buona partita nonostante il risultato. Come pensi che sta adesso per voi la lotta per la salvezza? Come prima di questa partita, è dura, qualsiasi squadra incontri ti mette in difficoltà, con qualsiasi squadra che giochi c'è da fare la partita, ripeto, c'è rammarico perché magari per come abbiamo interpretato la partita qualcosina potevamo portar via, sappiamo che la salvezza dell'Empoli non passa attraverso questa partita, però ripeto, alla fine è come interpreti le partite che fa la differenza. Grazie.